Sportiros insieme a Libreria Ave Ubic stavolta vi porta nel cuore della storia di uno che probabilmente è stato uno dei più forti centravanti di sempre, sicuramente il più elegante di sempre. Marco Van Basten, eccolo qui il volume. Marco Van Basten, Fragile, edizione Mondadori. Il volume naturalmente è un'autobiografia, intanto quindi è esposto sempre in prima persona e percorre tutta la meravigliosa carriera di Van Basten. Ma due passaggi, quelli che vi vogliamo leggere oggi, riguardano la parte più intrisa di sofferenza, quella che portò al grave guaio osseo che caratterizzò la carriera di Van Basten nella sua parte terminale, anche se ricordiamo terminò molto prima del dovuto, e poi appunto portò al ritiro anticipato. Allora, capitano, questa come la risolviamo? Disse Johan era Cruyff, mentre entrava nel suo ufficio e andava a sedersi alla scrivania. Mi fece segno, Van Basten che parla, di prendere posto di fronte a lui. Per un attimo le parole echeggiarono nell'aria, come se fosse chiaro a entrambi che niente avrebbe davvero risolto la situazione in cui eravamo finiti. In realtà la caviglia comincia a far male a Van Basten. Nel 1987 Van Basten ancora gioca per l'Ajax, il capitano dell'Ajax, ma è già stato ceduto al Milan. La caviglia destra al rientro in campionato dopo qualche giornata di stop mi faceva ancora male. Ricordo che contro il Rotterdam ho chiesto il cambio ancora prima di iniziare a giocare. Allora hanno deciso di fasciarmi la caviglia, l'hanno depilata e ci hanno messo sopra quella specie di garza bianca. Mi sembrava di avere il gesso. Non si sa come abbia fatto a giocare così conciato, non riuscivo minimamente a muoverla. Se non sbaglio ho anche perfino fatto dei gol di destro, ma non chiedetemi come. La situazione velocemente precipitò verso il problema serio. Era veramente un guaio. E tra le altre cose, il cruccio di Van Basten è che più di qualcuno a mezza voce lascia intendere che in realtà il dolore non sia così forte, ma che il centravanti si stia soltanto risparmiando pensando alla stagione successiva col Milan. E questa cosa per Marco Van Basten era insopportabile. Johan, scrive Marco, aveva terminato il suo discorso ed era rimasto in silenzio. Presi la parola e spiegai che la mia non era una commedia, che non mi risparmiavo perché poi sarei andato al Milan. Era la sciocchezza più grande che avessi mai sentito. Se mi conosceva un minimo, lui sapeva che non sono quel tipo di persona. Io volevo giocare a tutti i costi, ma il dolore che mi tormentava era totalmente nuovo e sconosciuto ed era anche difficile da descrivere. Io non volevo che mi prendesse per un rammollito. Avevo continuato ad allenarmi e a scendere in campo nonostante il dolore. Non volevo arrendermi. Aggiunsi che secondo me dopo quella stagione, durante le 7 settimane di pausa, la mia caviglia sarebbe guarita. Cruyff fece un grosso respiro. Notai che voleva chiudere il discorso e disse: sono settimane che modifichiamo gli allenamenti per te. Abbiamo fatto un programma personalizzato. Il fisioterapista si dedica praticamente solo a te. Abbiamo consultato un medico, secondo lui tu puoi giocare. Non so quale sia la tua idea, ma così non ne usciamo. Ora ti faccio una proposta e non ne parliamo più, disse Cruyff. Puoi saltare tutte le partite di campionato fino a quando non lo riterrai necessario. Prenditi il tuo tempo e rimettiti in sesto. Ma devi darmi qualcosa in cambio. È bene che sia chiaro. Devi farci vincere la Coppa delle Coppe. E se non la vinci, io t'ammazzo. Siamo d'accordo? Ci scambiammo un segno di assenso. Poco dopo mi ritrovai da solo negli spogliatoi. Realizzai quanto fosse infantile e quasi irrazionale quel modo di interagire tra due persone. Una specie di livello elementare della discussione che permette a due calciatori di intendersi e stringere un patto. Allo stesso tempo, mi resi conto che è quasi impossibile spiegare a chi non fa parte del mondo del calcio che a volte in questo gioco funziona proprio così. Gli anni del Milan sono caratterizzati da colpi da maestro uno dietro l'altro da parte di Van Basten e da una cifra tecnica e estetica che difficilmente troverà pari nella storia anche futura di questo gioco, del gioco del football. Ma anche lì la situazione peggiora velocemente e precipita verso una sintesi che ci porta alla chiusura della carriera anticipata. E arriva un momento in cui Van Basten si rende conto che proprio non può andare avanti. In questo vortice di pensieri, e siamo già ormai 8 anni dopo, siamo nel 95, in questo vortice di pensieri affiora qualcosa di nuovo, qualcosa di non tangibile, uno sprazzo, ma in un certo senso so già cos'è. I contorni sono vaghi, ma assume sempre più concretezza. Ancora non ho il coraggio neanche di pensarlo ad alta voce. È una cosa grossa, dolorosissima, ma c'è anche una parte di leggerezza. Basta, ci rinuncio, mollo. Domani telefono a Berlusconi e glielo dico. Non ci sono speranze.
non torno più. Fine. 18 agosto 1995. Stadio di San Siro. Avanzo. E in effetti procedo abbastanza sciolto. Avanzo correndo, voglio dire. Certo, a passo lentissimo. Eppure ho iniziato camminando 10, 20, 30 metri. Poi ho accelerato e adesso mantengo la velocità. È passato un bel po' di tempo e il percorso non è breve. Tutto sommato è solo un giro, ma è faticoso. E stranamente non sento alcun dolore. Faccio un passo dopo l'altro, corro come se fossi in trance, quasi in automatico. Per di più in abiti normali, jeans, camicia rosa, giubbotto marrone scamosciato. Mentre procedo, ogni tanto alzo entrambe le mani, faccio un applauso. Anche quello è un movimento sciolto, fluido. Ripeto l'applauso un paio di volte, mentre continuo a correre. So che è così che si fa e così lo voglio fare. Malgrado conosca bene questo posto, mi sento a disagio. Malgrado l'applauso assordante, mi sento solo. Provo una sensazione di vuoto, ma proseguo il mio giro come penso di dover fare. Non ci vorrà molto. In realtà non vorrei essere affatto qui. Non è così che dovrebbe essere. Non dovrei correre in abiti civili mentre loro sono lì fermi a centrocampo. Dovrei essere qui a scattare, soprattutto a segnare reti ancora per anni, a fare magie sul prato di San Siro, il mio prato. Non voglio questo, non ancora. Ho così tanto da dare, così tanti gol da mostrare al mondo. Posso vincere ancora così tanto. Questo era solo l'inizio. Mi sento però circondato dal silenzio, malgrado gli 80.000 tifosi e il loro applauso, anche se li sento scandire il mio nome e vedo gli striscioni. Marco Van Basten, Fragile, Mondadori.